Professore, oggi lei farà da moderatore, immagino, per questo libro. Dico, questo libro è così importante e carico di storia. Cosa pensa che sia di rilevanza stasera che possono conoscere le persone che sono venute qui? Lucezio è una figura, come dire, molto nota in Sicilia, no? Si considera come il primo che ha dato in qualche maniera voce all'identità del popolo siculo, no? Ci sono tanti luoghi legati a Lucezio. Ecco, il libro di stasera, il dottor Miccichè, il professor Miccichè, ha un po' definito bene quello che sono i contorni di questa figura e ne ha tracciato un po' il personaggio, ha trovato la storia e come dobbiamo intenderlo. In realtà non lo dobbiamo intendere come il capo di una cosiddetta sommossa, come dire, identità del siglo, ma in realtà quasi come un greco, si comportava quasi come un greco. Fondava città e si mise a capo di alcune città sicule, cercando appunto di legarle assieme e di creare un nuovo stato sul modello di quelli greci proprio. Certo. Lucrezio, Diodoro Siculo fanno parte naturalmente della nostra storia. Noi Agirini ci prende in modo particolare. Lei ha visitato oggi tutta la città. Anche lei le faccio la domanda che ho fatto al professore Miccichè. Da cosa è stato colpito in modo particolare di Agirini? Vabbè, quello che colpisce innanzitutto è la città stessa, cioè l'organizzazione della città con questa sua scenografia particolare. Vabbè, siamo stati anche al castello, quindi lì si domina tutto il panorama e si capisce bene questa posizione strategica eccezionale che aveva sia nell'età greca, antica, sicula, diciamo, perché è una città sicula, e sia soprattutto nell'età medievale. Cioè questa, oggi purtroppo la giornata non era bellissima, quindi non si vedeva bene l'Etna, però si percepisce che c'è un collegamento visivo importantissimo. Non è che le vola la scusa per ritornare alla gira dicendo non si vedeva bene, sta scherzando. No, non abbiamo finito di vedere tutto. Cioè. Quindi tornerà da gira. Sì, torneremo da gira perché anche abbiamo visto che da un punto di vista culinario è eccezionale, Certo, quindi sicuramente. diciamo, torneremo senz'altro. L'aspettiamo naturalmente con piacere. Grazie, Certo, professore. grazie. Ti devi sposare? Oppure hai bisogno di qualche mobile per la tua casa? Cerchi la qualità a prezzi da ingrosso? La risposta siamo noi, Mobili e Arredi Rinaldi ad Agira. Una garanzia al vostro servizio, con due piani di esposizioni per la scelta del tuo arredamento, camere matrimoniali, camerette, soggiorni, salotti e un centro cucine con i marchi più conosciuti. Mobili e Arredi Rinaldi ad Agira. Siamo pronti per consigliarvi e ritrovare la giusta soluzione ad ogni vostra esigenza. Mobili e Arredi Rinaldi. Esposizione e vendita in via Sandro Pertini, Mobili e Arredi Rinaldi. Mobili veri per una vera convenienza.